lì è la bicicletta. Adesso prendo la bicicletta e prima di tornare a casa volevo far vedere un altro paio di cose. Qui vediamo una, mi sembra, cos'è, una cisterna dell'acqua con una bella gigantografia. Interessante. Questo qui è il museo, un museo della ceramica. A parte questo enorme rospo e altro questo. Ma dico, ma in quale altra città nipponica possiamo trovare una cassetta delle lettere? Questo è il simbolo della posta, con sopra un bel gatto motociclista. Sa solamente qui. Prima di tornare a casa volevo farvi vedere un'altra cosa. Qui siamo, non siamo in un'altra cosa completamente diversa. Il potere di connessione, di connettere. Sono delle statue di cemento ricoperte di piastrelle, naturalmente di Tokonam. Harvest, raccolto, fatti una grossa mano. La principessa e i crisantemi. Ah, vedi che tette che c'è sta principessa. La principessa tettona. The bounties of the sea, la cosa, l'abbondanza del mare. Questa è una tartaruga che va nel mare aperto. Guarda che bella. Questo, adesso è un mulino a vento. La gloria del sunset, non invece un mulino. Sì, la torre, guarda che bello. Questo è il gatto, sì, townscape. Sarebbe la cosa della città. Adesso non sto a commentarli tutti. Guardiamoli e basta, che sono belli. Questa mano... folk song, canzone popolare, infatti è una mano che suona un flauto. Waiting for spring, aspettare la primavera. Questi qui sono persone che stanno sportando in coscia. Una festa religiosa che si fa in primavera. Il manichineco con i suoi amici, il maiale, tutto. Una grossa lumaca. Questa si chiama la road, la strada dell'arte del futuro. Neanche moderna, l'arte del futuro. Nel mentre che... eccole qua, sono sculture di cemento ricoperte di piastrelle, molto belle. Di solito un turista queste cose non le vede, e i turisti non gliele fanno vedere. Peccato, io le ho scoperte per caso. Prima di tornare a casa volevo farvi vedere l'ultima cosa. Vi ricordate all'inizio del video che vi ho fatto vedere quel mosaico? Ho detto, ecco, questa isola artificiale è dove c'è l'aeroporto. Bene, lo vedete quel viadotto alle mie spalle? Da una parte c'è il viadotto e non so se si vede l'ombra sul mare, sono due ombre. Una è il viadotto ferroviario di qua, l'altra è il viadotto stradale, autostradale, e che arriva fino laggiù. E laggiù finisce. Quello là è l'aeroporto di Nagoya. Lì si vede la torre di controllo. Poi vabbè, quell'edificio sono i parcheggi multipiano. L'aeroporto è là, anche là, quel fungo lì. Le cose dei radar, insomma, questo è l'aeroporto di Nagoya. Chiunque viene a Nagoya con l'aereo atterra di là, poi o prende il treno o prende la macchina, passa da qua sopra e va dove deve andare, e poi sotto il mare. E forse per via del mare che c'è tanto vento e c'è tanta gente che cazzeggia. Vabbè, oggi è domenica, c'è chi pesca, c'è chi passeggia, e poi ci sono io che faccio i video. Bom. E quindi prima di salutare, com'è che fanno adesso? Eccoci qua di nuovo alla stazione di Tokoname, via alle mie spalle. Questa è una fontana, ma adesso è spenta. Oggi ho fatto una bella gita, ma adesso è ora di tornare a casa. Mi aspettano 3 ore di pedalata con il vento contrario, quindi è meglio chiudere qua e partire. Altrimenti arrivo a casa tardi. Come dice sempre Alberto Angela, grazie per avermi seguito, buonanotte o buongiorno. Dipende da che ora mi vedete. Ciao ciao, ciao!